Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo uno dei video che facevo spessissimo questo inverno. Sto parlando del video test di un fondotinta in particolare. Oggi testeremo insieme il Bourjois Healthy Mix Serum Foundation, finalmente. L'ho acquistato non so quanto tempo fa. Oggi, siccome non è una giornata super afosa, anzi è afosa ma non così tanto calda, sta diluviando da stamattina. Appunto, proveremo il fondotinta. Ho detto, se lo provo con 50 gradi all'ombra, magari il try on viene un po' falsato. Quindi mi sembra la giornata giusta per provare questo fondotinta. Colorazioni disponibili sono all'incirca 6, non ho capito esattamente quante sono perché ogni posto ce n'ha diversi. All'incirca sono 6, dipende da dove lo acquistate, troverete dei colori diversi. Quello che ho io è il 52 Vanilla, che non è il più chiaro, c'è anche un colore più chiaro. Ma non so per quale motivo i colori più chiari sono sempre più difficili da reperire, cioè il 51, anche dell'altra versione dell'Healthy Mix Foundation. È sempre più difficile da reperire. Le caratteristiche di questo fondotinta, almeno sulla carta, poi vedremo se realmente sono così: durata di 16 ore, fondotinta barra gel, quindi dovrebbe essere a metà tra un fondotinta liquido e un gel, dovrebbe essere uniformante e dovrebbe ravvivare il nostro incarnato, dovrebbe essere nutriente e idratante, quindi fantastico per una pelle da normale a secca. E contiene bacche di goji, lici e melograno. Quindi questo cocktail di frutti dovrebbe essere pazzesco per la nostra pelle. Se le caratteristiche di questo fondotinta nella realtà sono le stesse che su carta, potrebbe essere un fondotinta bellissimo sia per una pelle giovanissima sia per una pelle più matura, proprio perché non dovrebbe essere un fondotinta che va ad appesantire, ma al contrario dovrebbe essere leggero ed illuminante. Vedremo se realmente è così. Il colore credo che dovrebbe andare bene. Ora vedremo, lo swatcherò anche qui sulla mano. Mi sono lasciata scolorire l'autoabbronzante, se avete visto il video di settimana scorsa, proprio perché volevo provare questo fondotinta. Domani penso che lo rimetterò per, non so, sembrare leggermente più abbronzato. Mi dava l'aria come se ero appena tornata da una vacanza. Adesso mi sembro la solita mozzarellina di tutto l'anno. Allora, il colore dovrebbe andare bene, vedete, è molto simile al mio colore di pelle ed è un colore che più o meno utilizzo tutto l'anno, quindi sono contenta già per questo. L'odore mi piace un sacco, potrebbe non piacere, ma credo che svanirà presto. Anche l'altro ha una fragranza leggera, ma in realtà dopo che aprite la bottiglietta, dopo qualche utilizzo, non si sente più. Direi di provare ad applicarlo su metà viso con il pennello, questo qui, e vedere se funziona. Altrimenti ho qui a portata di mano la spugnetta, proveremo ad applicarlo anche con la spugnetta. Zoomiamo più vicino e iniziamo con l'applicazione. Prima di metterlo, siccome è un fondotinta leggero, voglio correggere le mie occhiaie, altrimenti ho paura che poi mettendolo sopra si veda comunque lo stacco tra il correttore e il fondotinta, ve lo dico sempre. Quando utilizzo fondi dalla copertura leggera, metto il correttore per correggere l'occhiaia sotto il fondotinta, in questo modo dà un effetto più naturale. Ok, ne ho messo davvero davvero poco. Inizio a stenderlo con il pennello per vedere che effetto dà. Sembra molto leggero, quasi effetto seconda pelle. Quello che non mi aspetto da questo fondotinta è che copra al 100% tutto quello che ho sulla mia pelle, quindi delle piccole bollicine o comunque le lentiggini che mi spuntano fuori in questa stagione. Non mi aspetto un fondotinta super mega coprente. Ma quello che vorrei è appunto un effetto naturale seconda pelle bellissimo, come se la mia pelle fosse migliore. Allora, l'effetto credo sia molto carino. Vi ripeto, è un fondotinta leggero, ve lo ripeto perché magari mi scrivete poi qui sotto nei commenti, però non lo so, io l'ho comprato ma non mi ha coperto le bollicine, non è un fondotinta che fa quelle cose. È veramente molto molto leggero. Ora provo a zoomarvi, magari vi faccio vedere. Vedete, ha uniformato il colore, tipo questa bollicina che ho qui, qui ho un'altra bollicina, non le ha coperte totalmente, però
è quello che voglio, cioè vedete la mia pelle è molto più luminosa e dal colore più uniforme rispetto a quest'altra parte. Siccome l'applicazione con il pennello mi piace e questo fondotinta è abbastanza liquido, credo che con la spugnetta non si applichi per nulla bene, quindi continuo ad applicarlo con il pennello. Ok, questo è l'effetto del fondotinta applicato su tutto il viso, mi piace un sacco, almeno per il momento. La sensazione che sento è di estrema freschezza, estrema leggerezza. Il fondotinta non si asciuga ma rimane morbidissimo e super idratante sulla pelle, quindi credo sia perfetto per una pelle secca, almeno per il momento. Adesso, siccome voglio vedere come si comporta applicandoci sopra il correttore e la cipria, li applico e ci vediamo tra un secondo. Questo è l'effetto con la base terminata, quindi soltanto con l'applicazione del correttore e della cipria. Vedete che, cioè, non sembra che io abbia qualcosa sul viso, sembra semplicemente che io abbia una pelle fantastica, il che mi piace davvero tantissimo. Voglio completare anche il resto del trucco per vedere come ci si applicano le altre polveri e gli altri prodotti sopra, insomma vedere che effetto dà con il trucco terminato, e ci vediamo tra qualche minuto, anzi magari faccio passare, non so, una mezz'oretta, così vediamo assestandosi sul viso che cosa succede. E questo è il risultato con il trucco terminato. Allora, che cosa ne penso? Tutti i prodotti ci si sono applicati sopra benissimo, si sono sfumati bene, si sono applicati bene, non ho avuto problema a metterci sopra nulla, il che mi piace tantissimo. La mia pelle è luminosissima. Allora, voglio un attimo farvi il paragone tra questo e il Bourjois LT Mix Foundation normale, perché so che me lo chiederete. Rispetto all'altro, questo qui è più leggero a livello di coprenza, quindi direi coprenza medio-bassa, e a livello di luminosità questo è più luminoso. Per quanto riguarda il fattore idratazione e morbidezza sulla pelle, credo che più o meno siano allo stesso livello. Forse questo risulta un pelino più idratante e più morbido, però voglio dire, non è una differenza esagerata, è qualcosa di davvero impercettibile. Il risultato mi piace tantissimo, almeno per il momento. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore, come si comporterà durante la giornata. Voglio dirvi una cosa prima di andare avanti con i vari check: ricordatevi che è estate, ricordatevi che qui è umidissimo e ricordatevi che potrebbe fare caldissimo oggi, perché sto vedendo che nel frattempo che sto girando se ne sono andati via i nuvoloni neri, quindi il fondotinta sicuramente è sottoposto a maggiori stress rispetto all'inverno, che non è così caldo e così afoso. Dopo aver detto questo, per il momento mi sta facendo impazzire, sono super contenta del risultato, però ci aggiorniamo con il primo check tra un paio di ore per vedere che cosa succede sul mio viso. Aggiornamento fondotinta, ho trovato anche una bella postazione dove mettere la macchinetta davanti alla finestra. Scusate se sentite i rumori di fuori, ma in questo modo con la luce naturale riesco a farvi vedere bene l'effetto che ho sul viso. Il fondotinta continua ad essere perfetto, lo vedete, non l'ho ritoccato, sta ancora lì al suo posto esattamente come quando l'abbiamo applicato. La cosa che continua a stupirmi è che sul viso è come non averlo, cioè questo fondotinta è davvero effetto seconda pelle. Non riesco a pensare ad un altro fondotinta che ho qui nella mia collezione che sia come questo a livello proprio di leggerezza sul viso, è come se io non avessi assolutamente nulla. Una cosa che mi sono dimenticata di dire, perché poi magari me lo chiedete, lo sconsiglierei ad una pelle grassa o che comunque tende a lucidarsi tanto nell'arco della giornata, perché è un fondotinta luminoso. Sono sicura che con questo caldo, andando avanti con le ore, un po' si luciderà nella zona T, però diciamo che se avete una pelle normale o secca è più un pregio che un difetto per il fondotinta. Questo è quanto per il momento, ci aggiorniamo dopo per il secondo check della giornata. Eccoci di nuovo qui, sono passate 7 ore e mezza dall'applicazione del fondotinta. Se vedete, il mio make up è leggermente cambiato, ho semplicemente messo un ombretto nella piega dell'occhio e ho cambiato il colore del rossetto perché nel frattempo ho girato un altro video, però il resto è completamente identico. Sul fondotinta ho messo un velo leggerissimo di cipria qui al centro delle sopracciglia e ai lati del naso, perché appunto dovevo girare il video e il fondotinta si era leggermente lucidato, ma calcolate che ho aiutato mia mamma a fare ginnastica, quindi diciamo che ha resistito molto bene, è praticamente intatto.
è andato leggermente via. Vedete qui magari al lato del naso, però sul resto del viso è perfetto. Anche qui sulla fronte non si è assolutamente mosso, quindi per me è assolutamente promosso questo fondotinta. Lo terrò su ancora. Calcolate che adesso finirò di fare delle cose al computer e più o meno tra una mezz'ora mi metterò a fare ginnastica, quindi magari ci vedremo per il check finale per vedere che cosa è successo dopo che ho fatto ginnastica, se se ne va via in alcune zone, se resiste a questa prova estrema. Ma calcolate che con questo caldo probabilmente utilizzerò anche un asciugamano, quindi sarà un test estremo. Io sono già molto contenta della durata e del risultato di questo fondotinta. Ragazzi, ho finito di fare ginnastica, questa è la situazione del momento. Se ci fate caso, il fondotinta non è neanche poi andato così tanto via, anche avendo sudato, diciamo, è rimasto, è andato via un po' qui nei punti centrali del viso, soprattutto intorno al naso e sul mento, però qui più o meno si è mantenuto bene. C'è un uccellino che forse sentirete nel video, pum, adesso gli sparo. Mannaggia, si sente ogni piccolo rumore da qui. Spero tanto che questo video possa esservi piaciuto. Per me il fondotinta è super approvato. Calcolate che sono passate anche 10 ore da quando l'abbiamo applicato. Ha resistito alla prova ginnastica, quindi super approvato. Se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, spolliciate all'insù o iscrivetevi al canale. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!